Ok, allora parto a descrivere l'ultima parte, quella più importante, perché qua stiamo entrando nel cervello della nave. Comandante, posso salire? Adesso vi presento il comandante di questa imbarcazione, che è la persona che poi ci guida, porta le ancore, cioè praticamente guida la nave, la riposiziona e ci consente di svolgere il nostro lavoro nei diversi punti lungo questo pipeline. Allora ve lo presento, anzi si presenterà da solo. Questo è un video che ho fatto per i miei amici, così anche loro finalmente sanno che lavoro sto facendo, perché non l'hanno ancora capito dopo un po' di anni. Quindi ho spiegato tutte le parti, diciamo, della nave, ho spiegato quello che stiamo facendo. Se volesse essere così cortese da dirci brevemente, con parole sue, l'avviso per correttezza che avrei intenzione di scaricare questo video su internet, così loro si collegano e potranno vedere quando non sono a casa di quello che faccio. A lei, comandante. Piacere Traini, cosa... Quello che vuole, cosa stiamo facendo, cosa fa lei a bordo, cosa fa quel personaggio che cerca di nascondersi ma che poi verrà intervistato lo stesso, non fuggi, non ti preoccupare. E il direttore di macchina che l'ho visto mentre salivo, se poi vuole. Quindi se brevemente ci vuol dire in cosa è consistita l'operazione di oggi, più o meno. Ah, niente, stiamo facendo un lavoro di survey su una linea di gasdotto, stiamo facendo appunto il survey, siamo usciti da Rimini, siamo arrivati in posizione, il nostro lavoro è quello di ancorarci nelle vicinanze della linea, del tubo, al che diamo fondo all'ancora. E poi per quanto riguarda il nostro lavoro, diciamo che termina qui fino a quando i tecnici, gli operatori non fanno le operazioni di survey con il ROV, che sarebbe uno strumento appunto per vedere la linea sotto al fondo. Ok, mi posso avvicinare un attimo agli strumenti, facciamo Come? vedere chiaramente anche la plancia qua ha lo schermo di navigazione, adesso è un rimando degli schemi che abbiamo visto giù, qui si controlla naturalmente la posizione e l'orientamento della nave in modo che la si può controllare meglio. Vabbè, questi sono comandi. Ora, tra di voi c'è anche una persona che lavora in ambito marittimo, amici miei, quindi magari lui ne sa anche più di me. E qui c'è il microfono, come vedete, questa è la postazione. Con questo microfono il comandante è in collegamento con tutti gli altri servizi, perché naturalmente siamo tutti connessi l'uno con l'altro, perché la mossa di ciascuno di noi in un certo senso si riflette sulle operazioni che devono fare gli altri. Ok, comandante, ecco, sta succedendo qualcosa. Walter, lo schermo del computer qui è tutto chiaro? Ok, bene così, grazie. Ok, quindi avete avuto anche il brivido della diretta. Adesso proseguendo, questo è il tavolo di carteggio, vi faccio vedere, questo è il Navtex, praticamente il nostro collegamento satellitare con il meteo, è quello che ogni mattina ci fa ridere o piangere, ultimamente ci ha fatto piangere parecchio perché siamo rimasti in stand-by per diversi giorni. Vabbè, stampante, vari SSB, radio, VHF. Vabbè, tanto se non ci capite un cazzo, non importa che ve lo spieghi. Comunque, diciamo, sono le nostre comunicazioni col mondo esterno. Questa è la plancia. Vi ridò una panoramica. Chiaramente, il comandante che sta sempre allerta. Adesso abbiamo questo personaggio. Questo figuro. Questo, se vuoi anche te, diciamo, salire agli onori di una trasmissione su internet, basta che ti presenti e dici quello che fai. Io sono di Candia Vincenzo, sarei il nostro uomo a bordo, Sarei o sei? sono il nostro Ah, uomo ok. Saresti, e sei tu. collaboro con il comandante nelle operazioni di ancoraggio, ormeggio e disormeggio. Allora, diciamo, per le persone che ne sanno un po' meno,